viaggio più. Sono abitudinario, non mi giudicate, siete come me. E adesso un lieto ritornello che non c'entra un cazzo, ma che piace ai giovani. Ditemi perché. Buonasera amici, salve a tutti. Eccoci. Buonasera. Tornati alla terza puntata di Percezioni Sonore. Siamo già alla terza puntata. Già alla terza puntata. Ci sembra un po' una presentazione tipo Mike, buongiorno. Pace all'anima. Buonasera a tutte. Allegria. 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 Amici, siamo in compagnia di Luciano, stavolta lo presento io. Per primo, Raffa. Sì, lo presento per primo. Per primo. Grazie. Bravo, Raffa. Eh no, perché se no sai, dopo mi dimentico. Lo facciamo un po'. Un saluto a Luciano, la regia, che come sempre ci supporta, ci dà una mano veramente sempre importante. Il più bello. Grande Danilo, Lucio! Presento... Danilo ti ha sostituito Luciano ormai, stasera il più bello è lui. Vabbè, c'è proprio la sciarpa tattica stasera. Come avrete capito, stasera io, Danilo e Filippo parleremo di un artista italiano, perché in tanti mi hanno scritto, mi hanno detto: ma allora parlate solo di artisti stranieri. No, Percezioni Sonore è un programma che parla di musica a 360 gradi, diversi generi, diversi stili, e parla anche di artisti italiani. Ebbene sì. È vero, sì. E stasera parleremo di un artista importante. Poveretto, anche lui non ha fatto una bella fine, però diciamo che ha tracciato nella sua breve carriera, breve ma intensa carriera, dei punti importanti. Ed è Alex Baroni. Sì. E Danilo. Un artista che si è fatto subito notare, fin da subito. Ha fatto una breve carriera, come dicevi prima, è vero, però ha dimostrato le sue qualità, certo, la sua grande dote vocale. Perché tra l'altro io leggevo che lui ha iniziato come corista. Sì, sì, ha iniziato come corista, anche con artisti comunque abbastanza famosi nel panorama italiano, certo, e internazionale, come nel caso di Eros Ramazzotti. Certo. Ivana Spagna, Eros Ramazzotti. Sì, sì, sì. E quindi è riuscito in quel caso a farsi notare, a iniziare un percorso da solista, uh-huh, e quindi grande valore a lui e alla sua voce, che certo, che si è riuscito fatto subito a notare, dai. Sì, sì, sì. No, mi fa piacere, dai, che gran stasera, bella cosa. Stasera ti vedo stasera vedo qualcosa, sì, di diverso stasera, però. Vedo la luce, la luce. Sì, perché perché voi già sapete, però sì, Alex Baroni è uno dei miei artisti italiani preferiti, quindi che apprezzo moltissimo a livello artistico, quindi... Tra l'altro voglio svelare... Sono gasato. Voglio svelare un po' la novità, che svelaci. Stasera... Stasera... Posso dirlo? Certo. Dai, dillo, Raffa. Stasera, annuncio, ragazzi, annuncio. Non suoneremo, sì, io e Filippo, ma canterà Danilo, perché lui è un ottimo cantante. Rubo la scena ai due... La scena. Ce l'ha imposto. Ci ha pagato. Sì, effettivamente ho pagato una grossa somma. Abbiamo provato a contrattare. Quindi mi spiace per le vostre orecchie. E quindi, però... dai, io direi... Se vuoi, certo, partire col primo brano. Sì, 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 partiamo. Vogliamo partire col primo brano nel frattempo? Vuoi fare stasera una... ho visto che comunque siamo tutti a sedere. È vero. Di è solito vero. Siamo in piedi. Siamo più rilassati. Siamo rilassati. Siamo più rilassati. Non rilassarvi troppo, però. Non rilassiamoci troppo. Assolutamente. No, perché a me viene da pensare che parlare di Alex Baroni sia una puntata triste, invece. No, anzi invece abbiamo mandato il primo pezzo in onda proprio di Alex Baroni con Elio e le Storie Tese. Per il semplice motivo che quel pezzo, oltre a, ovviamente, a esprimere le qualità di Alex, mette in risalto anche la qualità allegra che hanno ieri le Storie Tese. Chiaro. Insieme ad Alex Baroni. Assolutamente. Il primo brano lo manda la regia, si intitola Onde. Grande Lucio! Onde sulle sponde dei tuoi fianchi abbronzati vicino a me, onde più profonde, se ti guardo davvero che cosa non farei. Onde. Il brano di Alex Baroni, che è uno dei quali ha avuto più successo tra l'altro nella sua carriera, sì, sì, artistica. Commercialmente è stato quello che gli ha dato più spinta, forse uno dei più forti, sì. A mio parere c'è un altro brano molto bello che non ve lo svegliamo, è quello che farà Danilo alla fine. Ecco perché poi non l'ho detto alla fine, prima, certo, non l'ho detto, ma è giusto così. No, ma è giusto non dirlo. No. Ma sai, sto perdendo un po' colpi ultimamente. La scaletta che non abbiamo fatto non bisogna svelarla, perché sennò si perde la suspense. Ci sarà un brano dopo che canterà Danilo, dai. Come avevamo anticipato. State mettendo i carboni ardenti. Il carbone ardente per... Lo volete mettere in agitazione? Beh, inizia a scaldare la voce, era quello il segnale. Sì, sì, sì. Bene, bene.
No, ragazzi, mi piacerebbe un po' parlare della vita di Alex Baroni, come nasce, quando nasce. Yes. Cosa fa? Perché è nato, cosa ha fatto? No, vabbè. Ovviamente è un artista che fin da subito, lo dicevamo prima, si è fatto sentire. Lui nasce a Milano, mm-hmm. il 22 dicembre del 66. Opero. E diciamo che durante i suoi studi, stava per laurearsi in chimica, durante i suoi studi inizia a fare i primi concerti live insieme ad altri suoi amici sì. artisti. E quindi si fa subito notare. Inizia con i Metrica, il suo primo gruppo, con cui incide un album, si chiama Fuori Metrica, uh-huh. che viene prodotto proprio da Eros Ramazzotti. Ah, ok, quindi subito. Quindi è lui che, diciamo, lo lancia. L'avranno visto nei locali milanesi, appunto. Mentre che faceva. Secondo me ti tocca suonare un po' in giro anche a Milano. Ragazzi, dici? Trasferiamoci a Milano. Se Alex Baroni è stato notato da Ramazzotti a Milano. Dici? Beh, però Alex Baroni era Alex Baroni. Cioè. Con questo cosa vuoi dire? Che noi siamo noi. Insomma. Sfottete. No. Stasera hai di nuovo la barba. Hai visto? No, perché la mia morosa è via da circa 3 settimane. No? Attenzione, ecco. Che scappa la battutina adesso. Dove è andata la tua morosa? È andata no, non lo dico, che dopo Raffaele. Pensavo tu stessi dicendo. Mi è piaciuta la mia morosa la settimana scorsa. No, allora ti stavo dicendo, non c'è nessuno che dice che pungo, quindi l'ho tenuta per un po'. Ah, ecco. Ma adesso torna, quindi la faccio, non vi preoccupate che torno come il culetto di un bimbo. Che bello, che bello. Quindi dicevamo, tornando Alex noi. Baroni nasce a Milano, a sì. Milano viene scoperto da Eros Ramazzotti, sì. che lo lancia subito. Sì, lui inizia comunque come corista, sostanzialmente. Mm-hmm. Come corista, come dicevamo, di Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Rossana Casale. Sì, facendo anche delle cose in studio con Miguel Bosé, con vari artisti. Con artisti affermati. Infatti, mi pare di ricordare io anche che su Cuba anche. Lui era diventato lì, in quel periodo lì, anche corista della Rai. Sì, nell'edizione del 96 del Festival di Sanremo. Sì, inizia come corista di Sanremo e subito l'anno dopo uh-huh. viene, perché conosce i piloti che l'aiuteranno a costruire il suo brano successivamente, poi diremo chi sono i piloti. Certo. Dai, lo dico io, posso dirlo? Vai, certo. Mi è venuto in mente il nome. Marco Rinalduzzi, certo. e Massimo Calabrese sono yeah. i due. Sì, che poi lo aiuteranno sul suo album successivamente. Lui quindi inizia come corista a Sanremo e nel 97 invece si presenta con il brano Cambiare nella sezione giovani di Sanremo e lì c'è il botto lì. No, vabbè, il botto no, però si fa notare sul serio, perché viene notato appunto da Pavarotti, che faceva parte della giuria di qualità, giusto? Della giuria di qualità. Sì. E quindi con il brano Cambiare, oltre a vincere il disco d'oro quell'anno per le tante vendite, mm-hmm. vince la sezione della critica, che allora era dedicata a Modugno, okay. quindi il premio Volare, e vince il premio di miglior voce di Sanremo di quell'anno, capito? Mm-hmm. Quindi Sanremo l'ha aiutato veramente tanto. Certo, poi sappiamo che Sanremo è una vetrina. Beh, indiscutibilmente scala anche internazionale, certo. adesso con l'Eurovision. Sì. Ovunque, vabbè, quindi. E tra l'altro il suo successo non si ferma solamente a queste appunto opportunità che si è guadagnato, ma alla fine di novembre, sempre di quell'anno, appunto, Alex Baroni esce sugli schermi cinematografici, scusate, sì. Con la produzione, appunto, la nuova produzione era appena stato disegnato e pubblicato il cartone della Walt Disney, mm-hmm. dove lui appunto interpreta la voce di Hercules. Sì, presta la voce, esatto. delle parti cantate di. Sì, della voce adolescente di Hercules con la canzone sì. Posso farcela. Posso farcela, certo, è vero. Quindi si è dedicato anche al cinema, al doppiaggio. Sì. Yes. Bene, allora a questo punto io lancerei il prossimo brano. Lo lanciamo? Yes. Lo lancio. Lanciamo? Lo lanciamo, poi qualcuno lo tu prenderà il volo. Molto tu sei sicuro che lo vuoi lanciare? No, lo lanciamo. Sì, lanciamolo. Lanciamolo fuori. Va, lanciamo, ragazzi, vi lanciamo. Ve lo lanciamo on air. E quindi il nostro bravissimo regista
L'ha già messo. Allora sì. Presentalo, dai. Dimmi che ci sei. Yes, ci sono. Ci sei. E questo era Dimmi che ci sei. Tu ci sei, Raff? Ci sono, cioè non ci sono. Stasera non ci sono. Ci siamo. Stasera sono un po'. Ragazzi, Raff è venuto per voi perché sta poco bene. È ammalato. Sono leggermente ammalato, ma è arrivato il ciclo. Dillo. È un po' la malattia, un po' la vecchiaia che incombe. Ieri sera abbiamo fatto le prove, si è presentato in studio in maglioncino. Ho appena finito di cenare. Fatto lo sborone, adesso è venuto il verme solitario che lo fa. questo freddo che fa venire i vermi. E non il mostro del Tremors, quello. Sei uno shock, figlio. Sei uno shock stupidino. Sciocchino stupidino. Dai, nonostante tutto, stasera voglio essere qua. E infatti. Io lo so perché voleva essere qua. Io e Danilo volevamo dedicare questo pezzo a te. Dimmi che ci sei, perché ci sei. Sei venuto. Ho notato una vena romantica stasera. Grazie. C'è qualcosa che mi devi dire? No, ma non qua ai microfoni della percezione sonora. Pensavo ti volessi dichiarare. Non so. Io lo dico sempre: il triangolo no. Però non l'avevo considerato, ma l'abbiamo considerato. Tranquillo. Beh, ragazzi, tornando a noi. Ritorniamo seri. Dai. Perché poi. Tutto sommato, un po' seri. Lo siamo. Diciamo che lo siamo. Io continuerei un attimo con la storia di Alex Baroni, perché. Beh, di sicuro non giusto. Possiamo parlare. Non no, vabbè, di... però cerchiamo anche di. Perché siamo venuti un po'. Parliamo di Alex Baroni. È dura, sì, perché sappiamo come andrà a finire. Purtroppo. Cerchiamo di mettere un po' di animo. Dai. Animo, andiamo avanti. No, comunque, continuando, dicevamo che Alex ha avuto fin da subito una buona opinione a Sanremo nel 97, quindi nella sezione giovani, ma viene anche reinvitato, giustamente viene reinvitato, chiedo scusa, nell'edizione 98, tra i big. E in quella fase, in quell'anno presenta... Sei tu o lei. Che sarà poi il titolo dell'album successivo, quello che voglio, perché c'è... Esatto, tra parentesi c'era... Sì, c'era Sei tu o lei, tra parentesi, che indirettamente che era... Sei tu o lei quello che voglio. non lo so, stasera non lo so. Sono una marionetta, io. No, diciamo... Sì, no, che è quello che voglio, appunto, tra parentesi al brano che presenta Sei sì. tu o lei, era indirettamente o direttamente, non si sa, quello lo poteva dire solamente lui, diciamo, voleva fare un riferimento alla sua compagna. Attenzione. Perché per chi non lo sapesse... Vabbè, penso che tutti lo sappiano. È stato con Madonna. Ah. Madonna, pensavo con Madonna, ragazzi, non so. Colpo di scena. No, ragazzi, mi avete sfatato un mito. Pensavo fosse stato con Madonna. Ma personalmente preferisco Giorgia, ma non per qualità estetiche. Sì, senza togliere nulla. Madonna. Non qualità estetiche. No, scherzo. Ma con qualità canore, Giorgia. Voglio dire. Quindi il nostro Alex era fidanzato con una... Giorgia. Sì, erano. Tra l'altro, loro due hanno stretto poi. Un sodalizio, no? Detto anche artistico. Anche artistico, certo, perché certo. Hanno scritto diversi brani. Sì. Per dire, Alex scriveva dei pezzi per Giorgia da un punto di vista femminile. Sì. E viceversa anche lei. Vero. Quindi si davano anche una mano, cercavano un po' di complementarsi. Sì. Poi conosciamo oggi il valore e la maturità che c'ha Giorgia, che ha comunque Giorgia. Ha una voce strepitosa. Sì, ma anche a livello... di testi, cioè ha scritto bei testi. Scrive dei bei testi e ha una voce. È maturata molto. Purtroppo non abbiamo potuto constatare quanto invece Alex potesse dare, perché sappiamo che per via del suo incidente purtroppo ha perso la vita. Però ha lasciato comunque alla musica una voce. Certo. Una voce, per quanto mi riguarda, e penso anche per altri cantanti. Beh, un punto di riferimento per tanti artisti. Una gran voce. Veramente una gran voce.
Ed è proprio. Vai, vai, dimmi pure, Danilo. Vai, 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 parla, parla. No, è, ed è proprio la sua voce, proprio la sua voce che lo porta al successo, anche a Sanremo Top del maggio 98. Mm-hmm. Ed è proprio lì che lui partirà poi per il nuovo tour live. Sì. Che diciamo, fece un sacco di date con musicisti di tutto prestigio, appunto. Certamente. Sting. Sting. Addirittura Sting. Yes. Facendo, sì, insieme... Girando un po' tutta la nostra penisola. Sì, 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 sì. Collaborato sì. con tanti artisti, anche Stevie Wonder, lui era un po'... Anche con Filippo Zuliani. No, più che... gli più che... 41. No, la cosa di Stevie Wonder era più che altro... Cioè, veniva associato, associato a Stevie Wonder. Stevie Wonder, okay. Sì, veniva associato a Stevie Wonder per la sua qualità e per quanto riguarda, cioè lo definivano lo Stevie Wonder italiano. Sì, italiano. Sì, sì. Quindi questo è tutto dire. Vabbè, chiaro, conosciamo anche come Matteo Setti lo nominano il crooner italiano, sì. A New York. Sì, c'era un articolo su il nostro caro amico Matteo. Era sulla Gazzetta di Reggio l'altro giorno e c'era scritto che lui a New York appunto a fare un CD con tutte le canzoni natalizie riproposte in chiave soul, in chiave riarrangiate da lui, e c'era appunto scritto New York, a New York sono il crooner italiano americano. Beh, è proprio questa vena soul che caratterizza Alex Baroni, che in Italia c'è, cioè una voce del genere a quegli anni non era stata mai sentita, e per questo diciamo anche ne valorizza il prestigio, infatti. Mm-hmm. E tra l'altro nel febbraio del 99 che Alex viene premiato al Campidoglio con l'Oscar dei giovani 98, però quindi anche questa è una cosa interessante. Alex Baroni non era soltanto un artista comunque che diciamo, si era limitato a cantare e a fare esperienze artistiche in Italia, tant'è che partecipa e vince allo Spot Festival, che mm-hmm. sarebbe poi il festival della canzone in Polonia. Ah, sì, sì. Quindi anche all'estero. Quindi anche all'estero si cimenta in una carriera artistica. Sì, sì, anche perché... quello. Tranquillo. Dignitosissimo, esattamente. Bene, andiamo avanti. No, poi, perso il filo, pensando a Anch'io sto... No, che Alex Baroni appunto non era solamente... non fece una carriera artistica sicuramente limitata al nostro paese, ma si espande anche in Olanda, Germania, Polonia, Svizzera addirittura. Sì, sì, va oltre i confini italiani. Ho capito. Quindi, ragazzi, andiamo col prossimo brano. Andiamo col prossimo, brano. Dai, dai, dai. Vai, direi di andare col prossimo brano, dai. Non svegliamo tutto subito. Andiamo con calma. Il prossimo brano, eh? Vai, figlio. Quello che vuoi. Lascia a te. Pavimento liquido. Si scivola, attenzione, tenetevi stretti. Emozione in arrivo. Il mio pianeta ormai è piccolo laggiù. Io vivo fra le nuvole e vivo senza regole. Infinito viaggio verso te. Era pavimento liquido. Siete scivolati, vi siete tenuti stretti al divano. Io mi sono tenuto stretto a Raffaele, non dico altro. Ha trovato un palo. Guarda, il primo, io volevo dire altro, lui. Il primo palo che ha trovato. No, perché Raffa è un. È impostato, è bello robusto. È bello palestrato, capito? Quindi ci si aggrappa bene. L'hai testato? Ma tu no, non sai, l'ho testato. Forse non sai, ma Filippo. Ma io, vero, che io questo mino qua ci conosciamo da almeno 20 anni. No, sono. Sì, passo 20 anni. Allora forse ti ha testato prima lui di me. Ma magari non mi ha testato proprio. Sì, è vero, ci conosciamo da lontano. 1549. Erano sulla barca con Cristoforo Colombo diretti alle Indie, perché Cristoforo Colombo non ha scoperto l'America. Ha scoperto noi. Le Indie, è Amerigo Vespucci che ha scoperto l'America. Ah,
Basta, ragazzi, siete ignoranti come... No, ma come non interessa questo. Cioè, è una leggenda che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, perché non è vero. Guarda, sotto io mi chiedo come ci siamo arrivati all'America. Sì, ma infatti, sotto quel ciuffo nasconde tante sorprese. Ma è giusto, vabbè. Oltre... Come vedete, ci piace spaziare da un campo all'altro. Perché percezioni sonore è anche questo. A 360 gradi. È la tutti follia di tre persone. Saltiamo i 90, passiamo direttamente ai 360 gradi. Poi ci mettiamo in mezzo anche Luciano. Eccolo qua, ragazzi. Luciano. Ma infatti... Salutiamolo, Luciano. Dai, ciao, Luciano. Ciao, Lucio. Ciao, ragazzi. Ma effettivamente, stasera è proprio bello. Grazie. Come è andata oggi la giornata? Ma dai, abbastanza bene. È andata bene? Sì, sì. È andata a lavoro? Ragazzi, c'è la crisi, porca paletta. Sì, non tocchiamo questo tasto. Non tocchiamo questo tasto. Tasto dolente. È un tasto dolente, yes. Dobbiamo fare come in Egitto. Dobbiamo allearci tutti e scendere in Piazza della Vittoria, dove ci sono le fontane. Tra l'altro, sai cosa? Su Facebook gira una foto, un volantino, un manifesto. Uno? Ma uno dei tanti. Okay. E, il 9 dicembre dicono che ci sia uno sciopero generale. Ma yeah. Sciopero o rivolta? Perché una rivolta, sì, ho letto proprio una rivolta. Voglio la rivolta con le forche. Addirittura. E i trattori. Comunque non vorrei disturbarvi. No, tranquillo. Però c'era Luciano che voleva dire qualcosa. Certo, vai, Lucio. No, mamma mia. È stata un'impressione. Ah, è stata un'impressione mia. Sì. Peccato. No, vi volevo fare complimenti, bellissima puntata. Sì? Sì. Grande. E le altre ti sono piaciute? Grande musica, no? Le altre ti sono piaciute? Fatto cagare. Insomma. No, a proposito, voglio approfittarne. Ecco, ritorno a ringraziare, perché sai, io ho l'angolo dei ringraziamenti. Io ho l'angolo dei assolutamenti e lui ha l'angolo dei ringraziamenti. Sì. Tu, Danilo, che angolo hai? Non lo dico, che è meglio. Perché tra i 90 non lo dico. I 360 gli angoli dove fai la pipì. Non so. No, voglio ringraziare Antonella di Puglianello. Ah, pensavo la Clerici. Non so perché mi è venuta questa. Sì, è una nostra assidua ascoltatrice. Grande Antonella. Quindi, grande Antonella, continua ad ascoltarci. Siamo tutti con te e ti ringraziamo di cuore perché ci scrivi sempre, ci supporti nelle nostre puntate. Salutiamo anche tutti gli altri. Salutiamo tutti gli altri. Tutti gli altri ascoltatori. Tra cui Giuseppe. Sperando. Assolutamente, adesso. Assolutamente. Iniziamo il conteggio. Oh, yeah. Siamo a tre. Sì, ma dai, devi affrontare questo tuo problema, film. Penso che ci siano delle case, delle di gocce, no, delle gocce. Delle case di ricura. Assunzione orale delle gocce. Assunzione orale di gocce. Non devi per evitare l'assoluto. L'assoluto. Ecco, quindi è proprio con l'assoluto. Cosa ridi? Non lo fermiamo più. No, vabbè, iniziate con queste cose, poi cioè, se mi tirate in ballo dopo non... Ma certo, ma anche è finito. È anche un po' più per mostrare la nostra indole, no? Un po' così giocosa. Cazzeggiante. Ma sì, perché cioè, noi siamo come se fossimo sul divano a casa vostra, capito? Cioè, vogliamo essere noi vorremmo essere sul divano a casa vostra. Vorremmo essere quattro di voi, perché siamo in quattro. Ma noi siamo quattro di loro. Appunto. Per ragazzi, fare, vabbè, volevo ricordare, ecco, che si è svegliato. C'è attenzione. Il libro di Filippo Zuria. Ah, è vero. Sì. Si intitola In quattro siamo noi e vogliamo essere con voi. Assolutamente. Assolutamente così. Esatto. E tra poco uscirà anche, grande sorpresa, il CD di Danilo, tutte le gaffe di Danilo. Oh. Ragazzi, bellissimo da non perdere in tutte le edicole. Guarda, è un'idea. Addirittura ho fatto una compilation di gaffe. Sì, non lo sai, ma tu non lo sai. Porca paletta. Come quella avevamo già detto due puntate fa, forse la puntata scorsa, quel professore che ha scritto le gaffe dei propri alunni. Poi e così noi stiamo facendo con te. Ah, grazie. No, ma non sapevi niente. Mi state emozionando. Era una sorpresa. Abbiamo registrato noi la tua voce. Bene. E volevamo farti trovare il CD qua sopra il tavolo. Quando sarà? Ma fra un paio di mesi. Stiamo mettendo a posto un attimo i riverberi, i delay della giusto delay. Le minuzie. Potrebbe essere un'ottima compilation da regalare a Natale. Ma siamo sotto Natale. Siamo sotto Natale. Potresti scalare le classifiche superando Alex Baroni, che tra l'altro ha venduto veramente tanti dischi. Sì, sì. Tornando, ecco appunto, torniamo. Che tra l'altro quattro dei suoi album sono entrati in classifica addirittura. Sì, è vero. E forse una cosa strana, o comunque inusuale, sì, nel suo caso, che proprio
l'ultimo album, quando era ancora in vita, malgrado l'abbia presentato per, se non erro, oltre, no, 2 o 3 anni, mm-hmm, non i consueti 8 mesi, un anno, mm-hmm, che si usano utilizzare, certo, e ha venduto, cioè non è entrato nemmeno in classifica, anche se comunque presentava dei bellissimi brani. Tra l'altro, uno dei best of, una delle compilation, ha venduto più da quando lui era morto. Sì, quando era un album postumo. Ma sì, sai, gli artisti diventano famosi quando muoiono. No, più che, secondo me, vengono più che diventare famosi, risalta la loro... Ma non solo gli artisti, forse un po' tutti, quando si muore. È vero. Vero, Filippo? Adesso rientriamo nel circuito radio... Radio Maria, confessatevi, vi ascolto, potete scriverci in chat, io vi risponderò. È vero, ragazzi. Ricorda i contatti, Filippo. Ricordiamo i contatti, dai. Potete trovarci su Facebook sotto il nome Percezioni Sonore CU. Basta una richiesta d'amicizia, vi accetteremo più che volentieri. Potete così tenerci seguiti. Che bellita, tenerci seguiti. Beh, fa molto emiliano tenerci seguiti. Potete così tenerci seguiti ogni mercoledì dalle 19 alle 20 su CU Radio. Su CU Radio, yeah. Questo è uno spot, abbiamo registrato. Infatti non è cosa? Non è una diretta questa. Come no? Ah, siamo in diretta? Siamo in diretta. Non l'avevo capito, ragazzi. No. Ragazzi, svegliate Danilo perché... E vabbè, io stavo ragazzi, vado a prendere il caffè, arrivo subito. No, io ci tenevo a ringraziare tutti i nostri ascoltatori perché hanno, da quando stiamo facendo questo programma in radio, sono aumentati notevolmente i mi piace sulla nostra pagina degli Archivio 41. Ecco la pubblicità nascosta. No, ma non era pubblicità. No. Assolutamente. Era un ringraziamento che parte dal cuore, ragazzi. mi prendono per il culo, ma è vero. No, io contavo 5. Il quinto, assolutamente. Non si può dire una cosa seriamente che si passa per quelli. No. Quelli che se ne approfittano, che vogliono fare pubblicità occulta. No? Cioè, no. Ma dai, parlaci anche un po' di questi archivi 41. Chi sono? Da dove nascono? Cioè, beh, no, vabbè, qua faremo una puntata sugli archivi 41, che siamo noi. Non appena diventeranno famosi. Una puntata omaggiativa. Cioè, mercoledì prossimo. Conta la rovescia, è già iniziato. E... No, però vorrei chiedervi magari l'utilizzo della chat, poiché le prime due puntate, uh-huh, abbiamo avuto la chat out, e magari possiamo testarla, quindi scriveteci, vediamo se riusciamo a interagire appunto. Perché tra di noi non dà grandi segni di vita, però mi sembra di capire che siamo noi gli unici a non usare la chat. Io ci sfiga. E vabbè, quindi... Mi viene anche da in ogni caso potete scriverci appunto sulla pagina Facebook. Mi viene da dire assolutamente. Ti viene da dire nella tua intro. Attenzione. Tornando a noi, dicevamo che appunto Alex Baroni ha avuto 4 album in classifica. Quindi 4 album che hanno venduto parecchio. E tra questi album c'era proprio un pezzo in particolare. Dici? Che mi piacerebbe mandarlo, e un pezzo che ha caratterizzato molto Alex Baroni, forse un pezzo molto cantautoriale anche, mm-hmm. Questo pezzo è La voce della luna. Bello. E ve lo vogliamo far ascoltare. Sì, e poi dopo magari introduciamo qualche piccola caratteristica discografica. Dai, va bene. Quindi andiamo col prossimo brano, La voce della luna. Suonerei come se e non ti cambierei, anche se tu per confondermi di più mi dirai che non lo sai quanto bene mi vuoi. La voce, oh, yes, della luna. Era La voce della luna di Alex Baroni. Fantastico questo pezzo. Fantastico pezzo, molto romantico. Sì. Ti sei emozionato, sì, anche stasera. Brano. È vero. Un bel brano. E ne approfitto per spiegare un po' il motivo per cui, ecco, abbiamo scelto Alex Baroni per la prima. Illustra. Per il primo artista italiano, insomma. Abbiamo pensato che Alex Baroni, malgrado la sua breve carriera,
non diciamo, la sua purtroppo breve carriera, breve ma intensa, diciamo è un valore a parer nostro, un ottimo valore qualitativo che offre il nostro paese. Diciamo che Alex Baroni ha segnato un po', ha dettato anche un po' i modi 90, di cantare, ha segnato quegli anni in cui era in voga, era famoso. Sì. E tuttora è un punto di riferimento per tanti giovani artisti, giovani cantanti che si avvicinano la prima volta. Come me medesimo. Come te. Sì, io diciamo ho questa propensione. Ha questa propensione. Hai capito? No, nel senso che avete capito anche voi? Ma non lo so. Da aggiungere alle gaffe di Danilo. Ma perché poi sai cosa? In montaggio, durante la fase di montaggio del video mi diverto un casino. Sì, sì, perché. Ma lo sai che è piaciuta? Sì, avete visto la puntata? No, ho avuto poi dei commenti, dei feedback. Dei feedback. Sono piaciute quelle cose. Quelle cose lì. Sì, sì, ma perché noi siamo giocosi, giocherelloni. Giocherelloni mattacchioni. Ragazzi, io ricordo con tristezza il 19 marzo del 2002, è l'anno che ha segnato la fine, no, di questo cantante. E hai smorzato proprio di netto la nostra. Mi stavo divertendo, mi è venuto il magone. Ma perché è un argomento che voglio tirare via subito. Sì, sì, facciamola breve. E continuiamo con un altro pezzo che ci. Niente, incidente stradale, Alex Baroni dopo 3 settimane di coma purtroppo viene a mancare. Sì, viene a mancare e da lì purtroppo lui si spegne, ma non perdiamo la sua voce. Ma infatti. Tra l'altro non è stata neanche colpa sua, perché lui era in moto e una macchina fece un'inversione. Un'inversione a U tipo. Sì, sì, fece un'inversione di marcia in una zona anche vietata, quindi. Tra l'altro però è stato scagionato, era un signore di 70 anni. Ma tanto in Italia non c'è giustizia, no? È stato scagionato perché riteniamoci fortunati che almeno l'hanno scagionato. Sì, ha ritenuto che la velocità della moto fosse troppo elevata. Sì. Sì, sì, e quindi niente. Vabbè, un po' la giustizia all'italiana, però questo è un, come dire, un paragrafo a parte di cui non voglio parlare. Non possiamo addentrarci. Addentrarci, io direi di continuare con Alex, con la sua voce, con la bellezza dei suoi pezzi. Yes. Quindi, Danilo? Tra l'altro è proprio quello il punto, che malgrado tutto restano i suoi bei pezzi e la sua bella voce. Il suo soul, a parte energia, la sua potenza vocale, il fatto che comunque tecnicamente fosse molto molto bravo, riusciva a controllare benissimo la sua voce, a modularla con grande, era un grande professionista, sì, con grande espressività, poi tra l'altro. Non c'entra un cavo, un tubo, però. Glielo facciamo entrare. Ce lo facciamo entrare. Dai, vai, vai. No, volevo fare gli auguri a Giovanni Marani, è stato il suo compleanno. Grande Giovanni. Un tastierista di Ligabue. Grande Giovanni. Lo salutiamo calorosamente e affettuosamente. Abbraccio di cuore. Sa che facciamo questo programma. E prima o poi ci verrà a trovare. E ci sprona, no? Ci invoglia a dare sempre il massimo, quindi voio ringraziarlo pubblicamente. Grande Giovanni. Grande auguri, Giovanni. Scusa per il ritardo. Tanti auguri. Che poi, no vabbè, non lo dico, dai, che sembra brutto. Va bene, dai, tranquillo. Lasci le mollichine di pane. Sai cosa? Io sono curioso di ascoltare la tua voce. Quando vuoi cantare? Adesso o dopo? Mandiamo prima un brano. Guarda, io manderei un brano. Così lui si scalda un po'. Inizio. Tra l'altro te hai fatto grandi lezioni con Cristina Montanari. Certo. E tra l'altro salutiamo anche lei, finché ci siamo. La mia carissima insegnante che adoro. Beh, allora già che ci sono, saluto Giordano Gambogi, grande amico di sempre. E tra l'altro Cristina ha collaborato al CD che hanno costruito proprio in memoria di Alex. Ah, dai. L'album Alex. Quindi vedi che tutto torna alla fine, un certo tutto che torna. Si chiude. Bene, allora mandiamo il prossimo brano, dai. Dopo saluti e braci e braci. Dopo la voce della luna. Cosa mandiamo? Sì. Saluti e braci. Le braci sono quelle di prima che abbiamo acceso. Ce l'abbiamo qua sotto. Abbiamo un tappeto di braci bollenti. Ci sta scaldando i piedi. L'altra volta avevamo. No, ma è la tachipirina, sai? È il tachiflu. È il tachidol. L'altra volta avevamo Bender. Questa sera abbiamo le braci. Olè. Quindi, prossimo brano. Dopo la voce della luna, vi facciamo assaggiare
un brano che ha questa aroma, questo sapore. Inizia da sentirlo. Non l'aroma, la canzone. Le braccia sotto i piedi, dicevo. La potete sentire in sottofondo. Male che fa male. Male. Ci sentirai così vicino a te. Che fa male, tu non puoi fermare. Male che fa male, tu non vuoi. Che fa male. Danilo oramai è partito, sei già immedesimato. Oh, avete detto che devo scaldarmi. Ma infatti, fai bene. Sei tre, non mi sono scaldato, minuti, no. Non ti sei scaldato. Ho fatto. Abbiamo acceso le braccia anche qua sotto. C'è un caldo. Abbiamo acceso le braccia anche qua sotto. C'è un caldo qua dentro, ragazzi. È vero. Perché ora spoglio. Oh, no, no, yeah, non Danilo si spoglia. Perché percezioni sonore anche queste. È anche nudo, è anche nudo. Perché in realtà, Danilo sotto in mutande. No, Daniele, che belli questi fiorellini, no? Carini. Ma dove li hai presi questi? Lasciami in pace. I porcellini rosa. Questo qua c'ha il tang. Vabbè. Questo c'ha i fiorellini. Tang tigrato. Questo qua c'ha il reggiseno. C'è il leopardato. E io sono leopardato, ragazzi. Onestamente. Ma io non lo so. Salutiamo gli amici che ci hanno ascoltato finora. Saluto sì, anche il Pancio che ci ha fatto dei complimenti. Ha detto che siamo bravi. Sì. Ah, sì? Sì, ha detto che siamo bravi, che sta andando bene. Ma l'ha detto così tanto per. Non lo so, magari. Dai, quanto gli hai dato, Raffa? Dillo, dai. Quanto gli hai dato? Pancio, poi te lo verrò a chiedere di persona. Te lo chiederemo di persona. Un bacino anche a Pancio. Sulla pancia. Un abbraccio. Un bacino a Pancio sulla, pancia. Ti facciamo tante pernacchie sulla pancia, così. Birichini, dai. Questo è un birichini con il Pancio, che è un mito. Beh, tra l'altro, ha registrato un video. No, giusto la settimana scorsa. No, eravamo qua anche noi con lui. Mentre noi eravamo qua a fare deficienti, lui era di là che registrava. Lui era di là che lavorava. Deficienti. Ha registrato un video con Dipre e Gucci Boy. Gucci Boy. Gucci Boy, bello figo gu. Bello figo gu. Famoso anche per ex uomo Gucci. Si è lanciato. Vabbè. Sì. È il socio di Balotelli, praticamente. Bene, dai, dopo ringraziamenti. Ragazzi, sì, abbiamo quasi terminato appunto la puntata. Siamo quasi arrivati in fondo. Però manca ancora un pezzo importante che caratterizza percezioni sonore, ovvero il lato live. Quindi, prima di salutarvi definitivamente, io darei spazio a Danilo per la sua canzone che vi svegliamo adesso. Ecco, vai, sì, presentala. Si tratta appunto di Cambiare. Cambiare, che è il brano che lanciò Alex Baroni a Sanremo nel 97. Ed è quello che l'ha reso famoso. Sì, che l'ha, diciamo, l'ha fatto apprezzare molto. Dai. E io cercherò di eseguirla al meglio. Sì, certo. Io stasera ho la mania delle caramelle qua. Non diciamo il nome, non si può. Ma non possiamo fare pubblicità. No, non si può. Appunto, diciamo, si tratta di cambiare. Aspetta, facciamo così, dai, facciamo che ti aggiusti. Dirige l'orchestra, il maestro. Ma stasera Lucio Degni. Luciano Degni canta con Filippo. Canta Danilo. Facciamo in stile Antonelli. Facciamo in stile Sanremo. Stile Sanremo. Dai, fatemi presentare. Però aspetta, favore. Stasera lui ricorda più Beppe Vessicchio. Dai, sì, allora, come dicevamo prima, lui che è rasato come Alex Baroni. Tu vieni a cantare, tu vai. Fai playback, io metto lì. Ragazzi, dai, non cercare così. Cose difficili. Fatemi presentare. Sì, aspetta, che mi allontano. Dai, che gli lascio spazio. Senza dai, mi allontano anch'io. No. Andiamo noi, ciao. Gli lasciamo la scena. Mi lasciate? No, ti lasciamo una scena. Io dico. La scena? Mi lasciate. Mi state lasciando praticamente. Se mi lasciate presentare, magari. Vai, dai. Dai, presenta il brano, figlio, dai. In Cambiare, dirige l'orchestra, maestro. Lucio Degni. Canta Danilo Antonelli. Cambiare. Via. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò. Dovrà passare. Quanti amori avrai? Che cosa gli dirai?
e quanto anche di me. Yeah. Io dovrò cambiare. Amore, non mi provocare. Arriverò fino alla fine di te. Amore, mi dovrà passare. Per restare libero, cambiare. Nasconderai dentro gli occhi miei, ma io non guarderò. Resterai qui fino alla fine di me. Amore che non può volare, per diventare libero, cambiare, cambiare. Combatterò con le mie notti bianche, oh, oh, oh. Combatterò, devo ricominciare a inventare me. Amore, non mi provocare, arriverò per diventare libero, cambiare, cambiare, e per non cadere più, cambiare. Grande Danilo. Grazie. Grande Danilo Antonelli. Mi hai commosso. Mi hai commosso. Ma era Alex Baroni o eri tu? Insomma, eri in playback. No, ero io. Ragazzi, complimenti, tanti donna. Complimenti. Sì, sì, Luciano sta piangendo. Fuori si stanno strappando. Non esagerare adesso, dai. Ragazzi, no, io davvero, spero complimenti. Sia arrivata la canzone a casa, perché hai spaccato il microfono. Ah, grande, cioè, Dani. Le vetrate ormai non ci sono più. No, spero vivamente. Ma no, più che altro. I nostri 100.000 fans qua davanti, cioè, confermano. Sì. È il nostro riflesso che è il nostro riflesso che si moltiplica. È la vecchiaia. Ho detto, è la tachipirina, è la vecchiaia. È il tachiflu. Ho detto, sei drogato. Ragazzi, siamo un po' lunghi stasera. Abbiamo iniziato 2-3 minuti dopo. Ma lunghi si fa per dire. Lunghi si fa per dire. Tanto... No, però è vero, abbiamo sforato. No, ma non abbiamo sforato. Non abbiamo sforato. È sempre un piacere ascoltare. È sempre un musica. Piacere sforare per voi. Sempre un piacere sforare per voi, questa è bella. Questa è da mettere proprio. Sì, sì, nel libro delle barzellette di Filippo. Sì, perché oltre al libro di Danilo c'è anche il libro di Filippo. No, scusa, avete detto che era un album, perché adesso un libro? No, cazzo. È un cofanetto. Ho svelato la sorpresa. È il cofanetto di Natale che è il libro. Con il CD. Mi sono sbagliato. Non dovevo dirti il libro, ti ho dato anche il libro. Oltre all'album, c'è. Bene, sì, c'è il libro. Vabbè, è bene. Ragazzuoli. Ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Vi baciamo, vi abbracciamo. No, vi baciamo, parliamo. Vabbè, vi bacio abbracciamo, io. Sì. Loro sono un po'. Vi diamo il bacino sulle guance, diamo il bacino sulla pancia al pancio.
Devo ringraziare Lucio. Stato un vero piacere. Beni in regia. È stato un gran piacere. Vi invito a seguirci sul nostro profilo Facebook Percezioni Sonore. Ricordiamolo ancora una volta, anche il profilo YouTube. Tra l'altro c'è anche profilo il canale YouTube. Pubblicheremo, dicilo. Pubblicheremo anche questa puntata. Settimanalmente pubblichiamo la puntata sul canale YouTube, quindi a breve, mi raccomando. A breve tanti anche, mi raccomando. È giusto. Assolutamente tanti mi piace. Ragazzi, siamo arrivati al 50esimo, assolutamente. Yeah! Cosa abbiamo vinto? Niente. Niente. No, non mi hai portato pupazzo. Avete vinto il bello della diretta. Ah, è vero, il bello della diretta. Voglio dire. Bene, ragazzi. Lasciamo... Vabbè, è finita, ragazzi. Non vi vogliamo mollare, però ci tocca e quindi vi salutiamo. Ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 qua a See You Radio, qua con Percezioni Sonore. Filippo Giuliani, Danilo Antonelli, Raffaele Degni, Luciano Degni in regia. Vi lasciamo ancora, appunto, con quel prossimo pezzo, con Alex Baroni. La distanza di un amore. Ci siamo divisi. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao alla a prossima. Tutti. Ciao. Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee, come il pezzo di una vita che non